Siamo nel pieno centro storico di Augusta, nel cuore del centro storico di Augusta. Questa è la via Santissima Annunziata. Almeno il cartello dovrebbe annunciare SS, Santissima Annunziata. Ma fra un po' lo vedrete inquadrato, qui non si legge quasi niente, ormai sono pochissimo, Annunziata appena si intravede. Io vorrei sapere, se noi fossimo in un'altra città, se noi appunto abbiamo di queste cose, mi sembra una cosa veramente vergognosa. Com'è vergognoso vedere questi sacchi di spazzatura e voi non sentite l'odore, non sentite la puzza maleodorante, la puzza vera e propria, ma lo immaginate, immaginate la puzza che viene fuori da questi cassonetti, sono tre, e in una zona buia, addirittura la lampada, quella lampada di stile ottocentesco, è spenta da tempo immemorabile. Questi sono i residui di due giorni, sabato e domenica. È mai concepibile che in un centro storico ci sia ancora questo tipo di deposito dei rifiuti solidi urbani? Guardate che in altre città, non dico del nord, a Milano, dove la raccolta è porta a porta e dove ci sono, c'è la selezione dei rifiuti, quindi ci sono i cassonetti per l'umido, o perlomeno non sono cassonetti, sono contenitori, recipienti per l'umido, la plastica, il vetro, le lattine, eccetera. In ogni condominio ci sono, ma se voi andate a Zafferana Etnea è così. Addirittura a Zafferana Etnea danno al cittadino la possibilità di conferire questi rifiuti in isole ecologiche e la gente ha una tessera, una card, per dirla in inglese, e attraverso il conferimento di questi rifiuti, un conferimento quindi sostanzioso, i cittadini vedono diminuire il loro debito nei confronti del comune. Per esempio, abbiamo una tassa che qui ad Augusta è terribile, tutti noi lo sappiamo, paghiamo una tassa per i rifiuti solidi urbani che è stratosferica ormai, pesa moltissimo, incide moltissimo sul bilancio familiare. Andate a Zafferana e vi scalano, no, la tassa da pagare a seconda del conferimento dei rifiuti. È un'idea impossibile? No, perché realizzare card di questo tipo è facilissimo. Se andate a Priolo, qui dietro, qui vicino, avete anche la card per ritirare l'acqua, pensate, prenderla, prelevarla da isole che si chiamano Isole dell'Acqua. Ad Priolo hanno fatto anche questo. C'è anche l'acqua frizzante, in particolari isole ecologiche. A Priolo Gargallo, a due passi da Augusta. È mai possibile che ad Augusta dobbiamo essere più indietro da culo d'oscecco, per dirlo in siciliano?